Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Oh, devo dire di essere veramente gasato per questo video. È una cosa che ho fatto una sola volta e avevo tipo 200 iscritti. Sì, l'idea principale del mio canale era questa: fare dei video di questo genere in cui voi fate le domande e io rispondo dando una mia opinione, una mia interpretazione sul mondo del calcio. Un po' ispirato al classico terzo tempo di Sconcerti a Sky. Devo dire che il primo video che girai fu un disastro e che quindi abbandonai l'idea. Ora però, dopo quasi 2 anni di lavoro su YouTube, qualcosina sono riuscito a passarvelo e adesso siete molto più interessati rispetto ad allora. Certo, siete anche innumerevolmente di più. E quindi quale modo migliore per iniziare la Serie A che inizia proprio stasera? E poi sarà bello vedere il prossimo anno, quando inizio il campionato, andrete a rivedere questo video e direte: ah, Pulici non ne ha capito un cazzo, non ne ha azzeccata neanche. Ma sono i rischi del mestiere e voglio buttarmi di testa in questa piscina. Insieme alla Serie A però torna anche il fantacalcio. Tanti mi avete chiesto dove guardare le formazioni, dove guardare le notizie sportive, e adesso vi do un piccolo input. Ho trovato questa applicazione che è molto 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 interessante, si chiama OneFootball. Come potete vedere, io ho selezionato la Juventus come mia squadra principale, infatti fa vedere la partita che inizia stasera alle 20.45 contro la Fiorentina, e mi dà tutte le notizie inerenti alla Juventus che provengono da tutti i siti. Per esempio questo l'ho scritto OneFootball, proprio l'applicazione. Però per esempio fa vedere anche delle notizie provenienti da Tutto Sport o altri giornali, come potrebbe essere la Gazzetta o la Stampa. E non solo, perché potrete vedere anche tutte le notizie riguardanti tutte le altre squadre della Serie A e addirittura tutti i trasferimenti che sono in corso in questo momento. Per esempio la Lazio ha comprato questo nuovo giocatore di cui ignoro completamente l'esistenza, ed è anche molto probabile la cessione di Maximovic a West Ham, e addirittura ci sono 2 puntini su un totale di 4 che indicano che c'è un 50% di possibilità che la trattativa vada in porto. E ti dice anche chi è che l'ha detto, quindi se lo dice Gianluca Di Marzio dovremmo crederci. Ah, guardate, l'Inter segue la mia carriera, vuole comprare Munir. Intanto questo è un video in cui voi siete i protagonisti, perché ho chiesto a voi di darmi tantissime domande a cui rispondere e quindi ho dovuto utilizzare il telefono registrato per potervi dare la possibilità di vedere tutti i messaggi che mi sono arrivati. Non mi aspettavo un incremento così grande di messaggi. Ovviamente non potrò rispondere a tutti e mi dispiace, ma voglio comunque portare avanti nel tempo questa rubrica e chissà, potrebbe diventare una colonna portante del canale. Direi di iniziare da Instagram e passate qui sotto in descrizione, dove trovate tutti i link ai miei social network, scrivetemi dovunque. E passate anche per tutti i canali di Braille, se iscrivetevi anche a tutti i loro canali. Intanto la foto, a parte che sono bellissimo, e ha avuto 525 mi piace, ma addirittura 121 commenti. Io cerco di andare un po' in alto e di scorrerli. Lollo Vivo underscore ASR, che immagino stia per AS Roma, mi chiede: che cosa ne pensi della Roma di quest'anno insieme a Napoli? Possono dar fastidio la Juve o si aggiungerà anche l'Inter? Allora Lollo, io ho già parlato di questa questione sulla mia pagina Facebook e vi invito a seguirmi, e trovate sempre il link qui sotto in descrizione insieme a quella di Instagram. E devo dire che all'inizio, prima dell'addio di Mancini, avevo indicato l'Inter come seconda forza del campionato, perché aveva fatto un mercato, e ha fatto un mercato strepitoso, ha comprato giocatori importantissimi come sono Banega, come sono Candreva, non ha venduto i big, ha comprato Ansaldi andando a coprire un buco importante, sembra quasi disposta a tenere Brozovic. Comunque fate il conto che io sto registrando che è il 18 di agosto e quindi le trattative andranno avanti e arrivare a sabato 20, però ad oggi l'Inter non ha ceduto nessuno e ha solamente acquistato giocatori in grado di migliorarla qualitativamente. Certo, perdere un allenatore come Mancini, che dopo un anno e mezzo che sta lavorando strettamente sulla squadra cercando di modellarla, è stato un duro colpo. La Roma invece, con l'acquisto di Bruno Perez, ha messo una marcia incredibile. Questo perché io vedevo un gran punto debole nella Roma, oltre alla difesa che ha sistemato in maniera egregia sul mercato. Vedevo un buco incredibile nel centrocampo. De Rossi ormai si sa, va verso la via del tramonto e gestire tutta la stagione ad altissimi livelli non è facile. Strootman torna da un infortunio pesissimo che avrebbe tagliato le gambe moralmente a chiunque nel mondo, e non è ancora detto che possa tornare ai livelli che ci aveva abituato nella prima stagione a Roma. Nainggolan, al quale non si può dire niente perché è uno dei migliori centrocampisti il nostro campionato, anzi potrebbe rientrare nella top 3 o nella top 5 in questo momento, anzi senza potrebbe. E quindi adesso Florenzi, liberato dal ruolo di terzino al quale è stato adattato Bruno Perez, che in realtà è il suo ruolo naturale, si ritrova libero di poter giocare ancora una volta come mezzala o addirittura come ala quando Salah andrà a fare la Coppa d'Africa. L'unico dubbio ancora grosso che vedo è Dzeko, perché secondo me Dzeko non può giocare ad alti livelli in questa squadra, poi sono pronto a essere smentito. Quello che vedo un pochino più indietro al Napoli, perché comunque dar via Higuain per Milik secondo me c'è stato un incredibile sbalzo di qualità, in senso
senso negativo. Però a me piace tantissimo Gabbiadini e chissà che in due non possano fare quello che faceva uno l'anno scorso. In questo momento vedo Roma un pochino più sopra l'Inter e il Napoli un pochino indietro. Comunque mancano ancora una decina di giorni di mercato e quindi tutto può succedere. Alessandro 3.30 mi chiede: possibile arrivo di Rodriguez alla Juventus? Immagino che sia il Rodriguez del Real Madrid. Beh, penso proprio che James sia destinato a rimanere lì o comunque non alla Juventus, perché ha un prezzo fuori mercato e un ingaggio ancora più fuori mercato, quindi credo che le possibilità di James alla Juventus siano meno dell'1%. Giovamas 02 PNG mi chiede: cosa ne pensi del mercato di Torino? Ho una mia impressione, ma secondo me in difesa ha perso tanto. Sì, non è la tua impressione, infatti avrei detto fino alla cessione di uno tra Bruno Perez e Maximovic che il Torino aveva fatto un mercato incredibile. Avevo già scritto il copione per il calcio mercato, poi non avevo voglia di girarlo e avevo detto che il Torino ha fatto una rivoluzione incredibile a livello di squadra, ha creato una squadra che a me piace tantissimo sulla carta. Peccato che la cessione ufficiale di Bruno Perez alla Roma e la probabile cessione di Maximovic, come abbiamo visto anche nell'app precedente, rischia di rovinare tutto il lavoro fatto. Bisogna vedere con chi verrà rimpiazzato. Insomma, Castan credo che rientrava nel discorso Bruno Perez, perché non ho mai visto un giocatore andare in prestito alla Sampdoria dopo un mese, andare via e andare alla Roma. Beh, in realtà c'è stato un precedente ancora una volta con la Sampdoria. Bobo Vieri, dopo il mondiale del 2006, decise di firmare un contratto con la Sampdoria, lo presentò addirittura Beppe Marotta e dopo un mese rescisse il contratto e andò a giocare all'Atalanta. Quindi insomma la Sampdoria è un po' sfigata sotto questo punto di vista. Toro può arrivare in Europa con una rosa così? Ti avrei detto di sì fino alle due precedenti cessioni, e si era parlato di cedere solamente un pezzo pregiato e invece sono andati via Glick, Maximovic e Bruno Perez, insomma mica poco, senza contare Immobile che comunque non era un giocatore del Torino a tutti gli effetti. Guido mi chiede: ti saresti tenuto Pogba o avresti comprato Higuain? Beh, io tutte e due probabilmente, e penso che le idee della Juventus siano proprio quelle. Secondo me Higuain e Pogba erano due affari slegati, anche perché comunque adesso la Juve dovrà andare a investire per un centrocampista di qualità che si avvicina al modo di giocare di Pogba. Certo, non ce ne sono al momento sul mercato ed è difficile andare a pensare a un giocatore del genere. Sicuramente Higuain è il sostituto di Morata e qui non si discute. Bisognerà vedere chi riuscirà a prendere la Juventus a centrocampo e vedere poi a fare il confronto, a pesare i due giocatori, perché è vero, è arrivato Pjanic ma è andato via Pogba. E insomma, Pogba e Morata per Higuain e Pjanic, secondo me a livello qualitativo la rosa si è alzata, però serve un altro giocatore a centrocampo. Giulio Grammo fa due ottime domande alle quali voglio rispondere entrambe. La Roma, se dovesse arrivare oltre a Perez, Borja Valero, la Roma sarà la vera antagonista della Juve o credi comunque la signora non avrà rivali? Beh, come già detto prima, la Roma è la candidata numero uno per adesso a contendere lo scudetto alla Juventus, e voglio dire una cosa, precisiamo una cosa, perché leggo tantissime persone che dicono che la Juventus ha già vinto lo scudetto. No, è una cazzata allucinante. Il campionato inizia fra due giorni, anzi inizia oggi, perché voi vedrete il video proprio oggi, inizia questa sera e partono tutte da zero, quindi il campionato inizia oggi, non c'è nessuna squadra che è più avanti delle altre. Sicuramente a livello qualitativo di rosa la Juventus è un passo avanti a tutti, sicuramente però anche la Roma, il Napoli, l'Inter e magari anche qualche outsider possono fortemente puntare sulla conquista del titolo, quindi non c'è assolutamente un discorso di una ha già vinto il campionato, no, assolutamente, ci sono 38 giornate da giocare e quindi divertiamoci. Borja Valero alla Roma sarebbe un gran colpo, però non penso che la Fiorentina voglia privarsene. Poi mi dice: le piccole sono considerate pochissimo, potresti darmi un'opinione sul Bologna? Devo dire che il Bologna mi piace e sicuramente più di tutto nel Bologna mi piace Donadoni. A livello di mercato ho comprato giocatori che non conosco ma voglio vederla l'opera, perché secondo me il Bologna potrebbe essere una di quelle squadre che parte per salvarsi e si salva subito e che quindi dopo può giocarsi un campionato tranquillo. Rosario Livenotti: gira voce che l'Inter sia pronto a offrire all'Arsenal 79 milioni per Sanchez, è vero? Come nella voce di James alla Juventus, credo proprio che sia una bufala. Paolo Francia mi chiede: chi ha fatto il mercato estivo migliore oltre la Juventus? E i nomi sono due: Roma, Inter e Cagliari. In realtà sono tre. Avrei detto anche Torino se non avesse ceduto tutti e due i difensori. Oltre a Glick, uno dei due non doveva cedere tra Maximovic e Bruno Perez. Però Fede Casta 01 mi chiede: che cosa ne penso sulla questione di Balotelli e Chievo Verona? Penso che potrebbe essere la sua dimensione, perché ormai si è giocato tantissime possibilità di calcio ad alti livelli e quindi gli rimangono solamente questo tipo di squadre. Non me ne vogliono i tifosi del Chievo Verona, ma sicuramente è una realtà molto più ridotta rispetto a Milan, Liverpool, Manchester City e Inter. E devo dire la verità, potrebbe fargli solo bene. Pietro Spada 1893 mi chiede se l'Italia farà bene con Ventura. E mi auguro di sì, Ventura è un allenatore che mi è sempre piaciuto tantissimo e bisognerà vedere se riuscirà a continuare l'ottimo lavoro che ha fatto Conte. Se avessi 10 euro a puntare, li punterei però su Ventura. Cola Pinto Mano mi chiede: che cosa ne penso dell'acquisto del Milan Sousa e come sia la formazione titolare e quali sarebbero gli altri acquisti che dovrebbe fare il Milan? È una domanda strana, una domanda difficile a cui rispondere, perché il Milan, io mi aspettavo tantissimo di più da questo calciomercato e invece è rimasto fermo e doveva comprare tanto, ha comprato poco e secondo me non ha neanche comprato benissimo. Montella vuole giocare con un 4-3-3, Sousa un trequartista centrale, è stato pagato anche tanto perché 7 milioni e mezzo per un giocatore che io ho visto solamente nella parentesi Napoli e non mi aveva entusiasmato per niente,
secondo me sono tanti. È anche vero che l'anno scorso al Beşiktaş ha fatto tutt'altra stagione, è stato votato come miglior giocatore del campionato turco, ha fatto uno squanterno di gol e assist, e quindi magari sono andati a prendere un giocatore pronto, un nome che ha fatto Montella nel primo subito di mercato, e quindi si è voluto accontentare l'allenatore. Vedremo come giocherà il Milan. Finite le domande su Instagram, andiamo a vedere un po' quelle su Facebook e poi chiudiamo il video. Anche qua 128 commenti, ragazzi, ma in quanti avete scritto? Kevin James mi chiede che cosa ne penso dello scambio Palacio-Tevez. Sarebbe sicuramente un affare per l'Inter, perché comunque Palacio abbiamo visto che negli ultimi anni non è più quel giocatore splendido che abbiamo ammirato una volta, e che invece Tevez è ancora super decisivo. Anche se credo che non si farà, perché Tevez vuole rimanere al Boca. Davide Fellini mi chiede che cosa ne pensi del mercato del Sassuolo e dove arriverà quest'anno secondo te. Devo dire di essere un attimino deluso dal mercato del Sassuolo, perché hai lasciato partire dei giocatori importanti come sono Sansone e come sono Bresciali, e praticamente non sono stati così rimpiazzati. Al posto di Sansone è arrivato Matri, quindi De Frel andrà a fare l'esterno, e quindi l'attacco sarà De Frel, Matri e Berardi, anche se secondo me era meglio l'anno scorso. Io però sono un grande estimatore di Matri e secondo me farà tantissimi gol. Anna Bello mi chiede cosa ne penso che quest'anno la Juve non ha affidato la maglia numero 10 a nessuno. Beh, penso che sia stato una decisione da parte dei giocatori più che della Juventus, perché se nessuno è andato a reclamarla ovviamente rimarrà senza nome e senza numero. Io l'avrei data a Dybala, mi sarebbe piaciuto tanto, anche se ho già comprato la maglia di quest'anno l'anno scorso con il numero 21 di Dybala, quindi mi sarebbe dispiaciuto doverne comprare un'altra. Però se Dybala non ha voluto prenderla, un motivo ci sarà, magari non si sente pronto, comunque è talmente affezionato al 21 che comunque è stato di Pirlo, è stato di Zidane alla Juventus, quindi mica due giocatori da ridere. A me Fabregas piacerebbe tanto, sarebbe il 10 ideale, sarebbe da metterli davanti alla difesa a fare gioco insieme a Piano. Cioè, sicuramente lì qualcosina di pallone ne parlano. Claudio Luisi mi chiede cosa ne penso della vendita di Pogba. È stata giusta o è stata sbagliata? Beh, è stata sicuramente giusta sotto il profilo economico, anche se quella cosa del 20% di commissioni date a Raiola, quindi una ventina di milioni, 25 milioni date a Raiola per la cessione, che è stata concordata va bene all'inizio, però su 110 milioni di totale, quindi 105 più 5 di bonus che scatteranno quando ed eventualmente il Manchester venderà Pogba a più di 50 milioni, tu hai fatto comunque una plusvalenza di una settantina di milioni con Pogba, quindi sì, è stato il giocatore più costoso della storia del calciomercato, però tu società Juventus hai preso una settantina di milioni dalla cessione di Pogba, quindi che sicuramente è un effetto economico positivo per un giocatore parametro zero, hai sfruttato Pogba, hai guadagnato 70 milioni, è stato un affare sicuramente sotto il punto di vista economico, nonostante questi 20 milioni date a Raiola che mi stanno ancora qui. Sotto il piano tecnico e sotto il piano sportivo ci hai perso perché la Juve adesso si ritrova sguarnita a centrocampo. Chiudiamo con la domanda più bella del mondo, mi chiedono meglio Bomber Borriello o Ciccio Brienza, e Andrea Lati mi dispiace che tu abbia risposto devastante con un poker contro il Pisa, perché il poker l'ha fatto contro la SPAL e comunque il mio cuore batte solamente per un giocatore, Ciccio Brienza, sempre presente. Bene ragazzi, dopo quest'ultima domanda veramente ignorante direi di chiudere qui il FAQ. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto o se avete altre domande da farmi per il prossimo, perché ormai arriveranno così. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.